pezzo che è rimasto. Questo bobino non dobbiamo, più prendere nulla. Andiamo poi nell'altra bobina. Tu lo tagli direttamente prima dell'attacco del basso qui. Prendiamo qualche millimetro di gioco. Questo è il primo taglio importante, perché prima era semplicemente l'attaccatura con il nastro di testa, che è un nastro plastica normale. Qua invece non ci deve essere, capito, nessuno spazio, perché sennò senti un gap di silenzio. A parte che stiamo andando a una velocità abbastanza elevata normalmente per i nastri, cioè una velocità media, però ti permette anche, se ci fosse un filo d'aria, comunque il nastro passa talmente veloce davanti alle testine che non te ne accorgi neanche. Frastuono.
emisferi del cranio. Ossigeno a corto e debolezza del fondo. Un sorriso disteso. Teniamo. Sì, che è quell'attacco che adesso vorrei partire. Oh cazzo, come lo togliamo sto boom boom? Bisogna tagliare prima. Perché stava bene sull'applauso, eh? E invece no. Bobina. Thank you.
fosso, in un letto di ortiche. Imparato l'odore e il rumore del diesel. Contato i tuoi passi al ritorno all'andata. Dopo gli applausi ci teniamo qualcosa. Proprio appena finisce l'applauso parte o... Sì, appena finisce l'applauso parte. Zero pausa. Sì, sì, sì. Ok. Che è il contrario di quello che abbiamo fatto prima. Okay.
sono mica inventato, è il mito neutrones. Non è una battuta, esistono proprio. Il mito? Mito neutrones. Che sono parte dei neutrons. Andare a vedere. In giro c'è un po' di silenzio. Così va bene? Con lunghezza? Direi di sì. Sentiamo un attimo. Da. Taglio meccanico su quella lacca lì perché è di spessore, è un po' più sottile rispetto al master. Allora devo verificare che il solco abbia la dimensione giusta. Ok. E dopodiché mi fai sentire cosa c'è sul nastro, poi facciamo un taglio. Ma quindi tu spieghi una cosa, poi non era niente chiaro. Tu farei praticamente un passo variabile, però a mano. Quindi tu controllerai da lì, a seconda, esatto, guardando. Ed è per quello che non posso sforare determinati tempi perché devo stare con i solchi più larghi per sicurezza. Okay. Thank you.
diciamo la partenza di batteria. Sì. Anche il tic. Ecco, da qui. Noi andremo a incidere con la testina stereo in caso, esatto, giusto? Esatto. Che però ovviamente quando un segnale monofonico, esatto, lavorerà solo in verticale. Lavora in orizzontale. In orizzontale, scusa. Sì, modulazione verticale e orizzontale mono. In verticale è un vecchio sistema di modulazione per i vecchissimi dischi mono, ah, okay, che non si usa più e viene, okay, usato come L-R nella modulazione stereofonica. Ah, ok, giusto, sì. Insomma, differenza. Sì, sì. Ed è per questo che molte controfasi in basse rompono perché fanno andare la puntina in verticale e il solco visto da sopra diventa da largo a molto stretto e la puntina può fare il jump da fuori. Sì. Questo qui, che è una copia fatta da me, proprio costruita, sì, da me, della preamplificazione Neumann RIA. Okay. A valvole però. Lasciamo il piano terreno del magazzino d'ufficio. Alla stanza dell'ercolario tessuto dal ragno, nel buio di una lampada nuda. Appesa al suo. Thank you.
superfluo stipato. Alla fine sbadata di un giorno, in debito cronico di sonno. Lo scavo del solaio. Quando fu florido, quando non resse più la testa sul collo. Tutto quel che gli serviva davvero del mondo. Le riprese sono state fatte, tipo questi pezzi, ma tutti quanti in generale, sono quattro microfoni. Sì. Cioè io ti faccio un cutoff. Che vanno dentro un mixer, sì, a valvole, che vanno dentro il registratore. Sì. Mixer a valvole? Sì. Grande. Mixer Ampex vecchio. Insonne, o perché hai
pezzo di... Qui il lato A è finito. Sì. E adesso ci mettiamo... Che nastro vuoi? Io manco di... c'è tante cose che ho imparato un po' in maniera empirica, perché ovviamente molte, tutte le persone che una volta facevano questo mestiere sono un po' difficili da reperire, cioè nel senso che non c'è più molta gente, ovviamente non c'è più molta gente che lo fa, e anche quelli che una volta lo facevano ormai sono andati in pensione o comunque no. Non lo fanno più da un bel pezzo. Poi non sai mai qual è lo standard per dirti quanto nastro, se ci va il nastro giallo, il nastro rosso, perché secondo me c'era un codice una volta, no? Tipo ci mettevi il nastro giallo in testa e il nastro rosso alla fine, o viceversa. Questo purtroppo è una cosa che non posso sapere. Però intanto faccio così. Non un pezzo di...
derrama l'armata. Angeli, sua manovalanza, lui verrà per re. Cioè, il pubblico amico, insomma, per favore, cioè, non proprio sbagliato tutto questo. No, no, questa va bene, ma solo un attimo. Thank you.
realtà è una cozzaglia rutinaria di cose senza senso. Che tu ti illudi che abbiano una loro di specialità, ma non esiste. E infatti mi ero concesso l'ultima sigaretta, era dopo il concerto alla Casa 139 a Milano, e mi ero tenuto tutto il giorno questa sigaretta qua, ho detto la fumo dopo il concerto, perché di solito era una cosa che così, dopo il concerto, sai, tutto sudato, fradicio, ti fumi la sigaretta, ti piace. E mi sono tenuto questa sigaretta, me la sono accesa, ho goduto il primo tiro, poi qualcuno mi ha distratto, mi ha fatto parlare, ho dovuto occuparmi di altre cose, una cosa e l'altra, poi guardo questa cosa, era alla fine.